Chi scappa dalla guerra e dalle persecuzioni è disposto a mettere a rischio la propria vita pur di trovare la pace. Questa mattina le condizioni del mare tra l'isola di Lesbo e la Turchia erano proibitive, con violente raffiche di vento verso sud, ma i gommoni dei profughi partono lo stesso. I volontari lungo la costa greca osservano preoccupati, vedono le barche trascinate dal vento e temono che possano ribaltarsi da un momento all'altro. Dopo ore di navigazione arrivano stremati, alcuni in gravi condizioni. Un uomo, ferito durante i bombardamenti in Siria, ha deciso di affrontare lo stesso questo viaggio disperato. Boom, boom. Tra le 300 persone sbarcate solo questa mattina c'è anche una famiglia che viene da Aleppo, Siria. La loro casa adesso è nelle mani dell'ISIS. Il papà ci chiede se c'è un medico, sua figlia non cammina. È rimasta paralizzata alle gambe in seguito ad un bombardamento. Lacrime e sorrisi sulla stessa spiaggia e poi tante mani tese ad aiutare gli altri, volontari arrivati da tutto il mondo. Questi due ragazzi lavorano per un'organizzazione umanitaria israeliana, lui musulmano medico, lei ebrea psicologa. Un miracolo della pace, ci dice mentre ride, e pochi istanti dopo arriva un altro barcone. Malek e Tolia corrono insieme ad offrire ai siriani un futuro di pace.